amici, buon sabato e buongiorno, benessere veramente a tutti. Allora, la puntata di oggi ricca di cose interessanti. Adesso parliamo di esercizio fisico, ci rilassiamo un po'. Trova all'interno del magico ed incontaminato Parco Nazionale del Monte Pollino, perché qui in Basilicata, a Vigionello in provincia di Potenza, si pratica una particolare attività fisica. Sto parlando dell'acqua trekking. Una tecnica sportiva molto rilassante inventata da tre ragazzi lucani sfruttando la corrente dell'acqua di un piccolo torrente che attraversa il territorio circondati ed immersi nella natura magica del Parco del Pollino. Infatti basta veramente poco, una tuta, degli stivali, tanta buona volontà, amore per la natura e dà inizio una vera e propria avventura, è vero Adalberto? Sì, è vero. Qui ci troviamo sul fiume Mercure, abbiamo due percorsi, uno easy, come dice la parola, semplice, appunto adatto alle famiglie e ai bambini, e un altro invece percorso canyon, un percorso dove bisogna avere un minimo di preparazione fisica per affrontare dei piccoli salti d'acqua. Che cos'è l'acqua trekking? L'acqua trekking è un'attività, grazie all'indosso di queste tute particolari riusciamo a risalire il fiume controcorrente per poter ammirare l'ambiente circostante. Un'attività sportiva circondati ed immersi nella magia di una natura incontaminata. Gigi, tu sei una guida di acqua trekking in questa zona del Parco Nazionale del Monte Pollino. Ma perché fa così bene al nostro fisico? L'acqua trekking fa bene al nostro corpo perché risalendo controcorrente va a tonificare le gambe, a tonificare i glutei, e ha un grosso potere defaticante ed è molto molto importante fare acqua trekking perché nel momento in cui l'acqua arriva all'altezza del bacino si va a fare un vero e proprio presso massaggio naturale. Quindi un paio di stivali, una tuta, una maglia di ricambio, resistenza e tanta passione per la natura, questo occorre per l'acqua trekking. Ci sono delle controindicazioni? Tutti quanti possiamo fare acqua trekking? No, non ci sono controindicazioni, ovviamente è sconsigliato solo chi ha veramente patologie molto molto gravi, per il resto anche gente con protesi o altre patologie minori può tranquillamente partecipare ad attività come queste. Allora perché i telespettatori che ci stanno seguendo devono fare acqua trekking? Lo devono fare perché in primis è una cosa molto molto divertente, fa bene al corpo, fa bene alla mente, il tutto avvolti nella bellezza paesaggistica e la natura del Parco Nazionale del Pollino.